Magari ti chiederei come puoi metterli a sistema, cioè mi pare che la questione sia sicuramente, almeno nel nostro paese, strettamente politica, a che fare, quindi da una parte la politica nazionale, quindi l'aspetto normativo che è stato citato più volte, il fatto che manchi sia nella Costituzione che nel legiferare nel nostro paese una tutela del suolo con tutte le implicazioni che ci sono. Una questione di politica locale, quindi di responsabilità degli amministratori locali, laddove questo avviene. Il sindaco di Desio mi sembra stato molto chiaro in questo senso. C'era l'esempio dell'Expo, che cronaca di estrema attualità in questi giorni con tutto quello che stiamo leggendo, quello che c'è dietro in questo mega evento. Ci sono le implicazioni che abbiamo visto ampiamente, che sono ambientali, che sono sociali, che sono sulle comunità, sul cibo, sul fatto che si continua a costruire, qualcuno diceva cresceranno appartamenti e cosa mangeremo? Continueremo a prendere il cibo da altre parti del mondo, laddove anche altre parti del mondo stanno subendo, la Cina, l'Africa stanno subendo lo stesso accaparramento di suoli, quindi a un certo punto so più cosa mangeremo. E poi capire, da una parte c'è chi si sta muovendo, ci sono movimenti, soggetti che stanno cercando di lavorare nella direzione di fermare in qualche modo o fare pressione sulla politica per fermare quanto sta accadendo. E una cosa interessante anche che emerge, insomma, che fa parte poi alla fine del nostro ragionamento, è il fatto che il consumo di suolo è sicuramente una delle facce più evidenti di questo modello di sviluppo così aggressivo, predatore, di persone, soggetti, imprese che arrivano, fanno quello che devono fare, vanno via senza minimamente preoccuparsi di quelle che saranno le ricadute sul territorio. Questo è emerso soprattutto in questo secondo documentario. Il Palito ci può appunto a sistematizzare tutte queste informazioni.